Fran, a inizio campionato ti saresti aspettato praticamente alla fine del giro d'andata di essere il calciatore di movimento più utilizzato in assoluto nella rossa? Non me lo sarei aspettato, ma ci speravo. Ringrazio il mister, lo staff e soprattutto i compagni, perché se gioco così tanto è merito loro e degli allenamenti che facciamo durante la settimana. Arriva sabato la Virtus Cupello, che è una delle rivelazioni di questo campionato. Sesto posto, l'avete già affrontata in Coppa. Che tipo di gara ti aspetta sabato? Allora, noi temiamo Cupello come temiamo tutte le squadre del campionato, perché, come ho già detto, il campionato è di alto livello quest'anno. Noi prepariamo la partita come sempre. Siamo pronti per domenica, abbiamo già iniziato a prepararla bene col mister. Teramo che ha ripreso il cammino dopo quel mezzo passo falso casalingo con la Vastese, si è rimesso un po' in carreggiata, anche se i ritmi sono elevatissimi, insomma. Ci fai un tuo bilancio del girone d'andata che si concluderà proprio sabato al Bonolis? Allora, io sono molto soddisfatto e penso che nessuno si aspettava questo girone d'andata. Stiamo facendo un gran campionato, speriamo di continuare così, ma la strada è ancora lunga e dobbiamo vincere ancora tante partite. Cosa ti aspetti anche da questo doppio turno casalingo consecutivo nel giro praticamente di 5 giorni? Allora, io ho già detto in passato, giocare in casa e in trasferta per me cambia solo il campo, perché abbiamo ogni trasferta circa 250-300 persone che ci seguono, quindi è come giocare in casa. Certo, il Bonolis è un vantaggio, ma giocare in casa o fuori non ci cambia tanto. Visto anche che la società sta rinforzando l'organico con ulteriori innesti, che segnale è questo? Vi dà altra responsabilità per arrivare agli obiettivi stagionali? Sicuramente, perché se dovessero arrivare nuovi giocatori vuol dire che il livello di allenamento si alza, perché arriveranno sempre giocatori più forti, quindi ci sarà più competitività e naturalmente si alzeranno i ritmi e ci aiuterà ogni domenica partita dopo partita.